Ben ritrovati con le news dalla comunità di Primiero, edizione speciale questa dedicata ai grandi eventi sportivi. Dopo il successo del Giro d'Italia torniamo a parlarvi di ciclismo con la Transalp 2019 e ancora le novità del Primiero Dolomiti Marathon, ma anche un grande evento internazionale di orientamento. Tutti i dettagli nel primo servizio. Dopo una primavera piovosa ci auguriamo tutti che sia un'ottima estate di bel tempo e sole. Sicuramente sarà un'ottima estate di eventi sportivi. Qui a Primiero vi è una serie di programmazioni sportive veramente d'altissima qualità. Dal raduno del camp del Verona, alla Dolomiti Marathon, al gara internazionale di orienteering, alla Transalp e così via con eventi minori. Veramente un calendario sportivo importantissimo. Torna il Verona in Serie A a Mezzano, la Transalpa con le bike, le biciclette rivolte al mondo straniero, dalla Germania, i paesi scandinavi, i paesi dell'est Europa che tornano di nuovo a Primiero con le biciclette di mountain bike quest'anno, alla Dolomiti Marathon, un evento che si sta consolidando, è arrivato alla quinta edizione. Un evento veramente molto bello perché ha un percorso veramente eccezionale partendo dalla Val Canali e facendo poi tutto il giro della valle, San Martino, Calaita, toccando poi i punti più belli, panoramici e significativi di Primiero, arrivando poi al centro a Fiera di Primiero. Quindi un augurio che questo evento si sappia consolidare sempre più e porti in giro per il mondo le bellezze della nostra valle. Sarà così anche per l'orienteering, il Primiero Week, una settimana di gare, ci saranno oltre 1000 persone, anche qui provenienti da tutto il mondo, sono già iscritti rappresentanti di 30 nazioni diverse e quindi ci auguriamo che la sezione orienteering dell'Unione Sportiva Primiero sappia fare ancora una volta il suo lavoro che già tante volte ha fatto, il suo lavoro al meglio per offrire un ottimo prodotto. Primiero non da oggi si è consolidato come una delle mete tradizionali dell'orienteering, ritornare dopo 2 anni a correre il Primiero Week è un'ottima cosa che vuol dire che qui a Primiero si trovano dei percorsi all'altezza, delle cartine all'altezza, anche se quest'anno la tempesta Vai ha messo in difficoltà veramente la sezione. Ma vuol dire anche che queste bellezze sono apprezzate. Ci sono persone che sono venute 2 anni fa, sono venute 10 anni fa al tempo dei mondiali juniores e sono venute già 4-5 volte a Primiero. E quindi credo che la società e gli orientisti, coloro che organizzano questo evento, possano essere soddisfatti fino in fondo. I campi di gara della Primiero Week saranno San Martino di Castrozza e la Val Veneggia per 2 prologhi, tutti in bosco, e successivamente per 3 giorni delle Dolomiti, 2 gare al Passo Valles in una nuova cartografia e una gara di chiusura in Val Canali. Quindi questi saranno gli eventi, come già detto, oltre 30 nazioni iscritte. E con una piccola chicca e curiosità c'è anche una piccola rappresentanza dell'isola del Pacifico di Tuvalu per dare proprio segno dell'internazionalità di questo evento. La tempesta Vaia non ferma la Primiero Dolomiti Marathon 2019, tutte le novità nel prossimo servizio. Il sabato 6 luglio organizzeremo per la quarta volta la Primiero Dolomiti Marathon. Siamo già ormai tutti in dirittura d'arrivo, già tutti pronti, abbiamo sistemato un po' tutti i percorsi grazie alla collaborazione degli enti locali e quindi adesso siamo pronti per accogliere tutti gli atleti che verranno non solo dall'Italia ma da tutta Europa. Gara della 42 km con favoriti al maschile Fabio Ruga, Giancarlo Simeon, Manuel Negrello, Nicola Giovannelli, questi ultimi 3 atleti di casa Primierotti. E sulla 42 femminile diciamo che la grande favorita è Barbara Bani, vincitrice della scorsa edizione. Passando alla 26 abbiamo la sfida tra Luca Cagnati e Nadir Cavagna al maschile, mentre invece al femminile sarà lotta tra Gaia Colli, Ilaria De Bertolis e l'atleta francese Céline Grosjean. C'è anche il percorso da 6,5 km, Family Trail, quindi per le famiglie, per i Nordic Walker, per i bambini, quindi per tutti coloro che volessero fare una passeggiata nei dintorni di Fiera di Primiero.
ITAS conferma nuovamente la volontà di rimanere al fianco di un'associazione che ha sempre seguito dall'inizio, anche grazie alla presenza della nostra agenzia sul territorio e quindi in particolare l'agenzia di fiera di Primiero, e conferma nuovamente la volontà di creare questo binomio positivo e valoriale legato a business e sport. Riteniamo che lo sport sia soprattutto praticato nei settori giovanili l'espressione alta e massima dei valori che noi vorremmo esprimere anche all'interno del nostro business. Dopo il successo della Corsa Rosa, torniamo a parlare di ciclismo ai piedi delle Pale di San Martino. C'è grande attesa per la Transalp 2019. Transalp arriverà il 17 luglio a San Martino di Castrozza, per partire il giorno successivo per Folgaria. Ci saranno 650 coppie. È importante la gara, ma è soprattutto importante l'indotto che questa gara ha nei confronti del mondo, perché sono 35 i paesi partecipanti da tutto il mondo. E soprattutto ci saranno nei due mesi precedenti e nei due mesi successivi l'evento, una serie di cicloturisti che attraverseranno gli stessi percorsi della Transalp gara. Si conferma di successo in funzione anche, dicevo, a livello turistico, sia per quanto riguarda la strada che regolarmente arriva ormai dal 2013 a Fiera di Primiero, sia per quanto riguarda la mountain bike che dal 2011 arriva a San Martino di Castrozza. Con la Transalp Primiero ho avuto l'occasione per diventare una bike resort, una località per andare in bicicletta, perché ci sono oltre 1000 km di strade forestali e sentieri dove in completa sicurezza i biker possono viaggiare. C'è naturalmente il grande downhill di Tognola, ci sono tre piste in Tognola che attraggono dalla primavera fino all'autunno centinaia di downhiller, cioè di scavezzacollo che si gettano lungo le discese di Tognola servite da una nuova funivia, biker che sono supportati poi da un sistema a supporto dei biker stessi, quindi bike hotel, officine specializzate, transfer attraverso pulmini e carrelli adeguati. Il tutto poi si può anche evitare perché esistono anche le e-bike, il nuovo modo di muoversi in bicicletta in sistema alternativo che permette di salire, salite effettivamente molto difficili anche per quelli che atleticamente non sono molto preparati, e quindi a tutto tondo biker, biker, biker. È davvero tutto anche per questo TG della comunità di Primiero. Come al solito, un ringraziamento al nostro cameraman Stefano Marletta, alla post produzione e al coordinamento di Gianangelo Pistoia. Tutte le ultime novità sul portale della comunità www.primiero.tn.it. Ci vediamo nelle prossime settimane.